Conquista la canottiera. Dai, che hai il pallone, gira Floreno. Alla giocata sul centro, una bella girata e il gol del vantaggio del canottiere di Napoli. Raya, Florena sei fuori, prova sono più Olympic braccio poi la steccata sta nel fine del tempo, va a tirare Iva, palla è su Florenzo, molto interessante, si presenta davanti a Borgia e realizza il gol del 2-0 a 4-0-6. Ha superato già più, c'è un'espulsione fuori Lavini, uomo in più per la canottiera Napoli, palle per Orlando, Lorena, Lagni, Mutariello, ancora lui, bella confusione, per entrare al centro Mutariello, Orlando, Orlando gioca al centro e questo è rigore, 5 metri. Parte Floreno e realizza il gol che adesso è lì più e può giocare il pallone. Palla è per il numero 12 Tatti. Se non vuole attirare si alza, bene fatto, una bella parata sulla ripartenza della canottiera, quindi ancora l'Olimpico può provare a giocare, molto bravo in questo caso, bellissima reazione di Thomas Loré, molto bravo. Florena è marcato da Loré, palla semplice, prova e la palla è parata dal portiere della Chiale che viene vinto dalla Olimpica Roma con Maciulla, va sempre per il manca da pochi secondi, ora a chiudere, prova e guadagna un 2 metri, adesso prova a venire avanti ancora Lore e il tiro ma la parata di Russo, il portiere della canottiera, il canottiere che adesso prova a venire avanti, un passaggio non bellissimo questo, bravo comunque vuole anche i Napoli a provare il dribbling, prova anche a tirare ma è molto attento Borgia, due rimangono, attaccano, 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 anche il palla Tatti che scarica sul numero 4, bene il finita, quindi molto bravo in questo caso Briganti, aveva tirato bene Tarquini, la palla però era una difendere Olympic mentre la canottiera prova a venire avanti, molto bravo Lorè a anticipare Lorena che si lamenta ma si è stato pulito Capitolino, adesso va verso la porta, 1 contro 0 e da solo tira in testa e quindi ha facilitato in questo caso il portiere che è rimasto piazzato, molto bravo anche qui il numero 10 Damiani, bella la chiusura, ha la possibilità di giocare in più l'Olympic Roma perché è rimasto un problema, quindi adesso il giocatore della Roma a tornare indietro, bravo, l'Olympic è in più quindi può giocare questa azione d'attacco, tiro però fuori sotto porta anche in questo caso, adesso c'è 3 contro 2 per la canottieri, bravo l'errore con l'Olympic che questa volta ha accaduto sia dell'offensiva che adesso con difensiva con il gol del numero 8 Orlando, la canottieri prova ancora Orlando, c'è fallo però rischiato a Lavini, fallo grave, espulsione per Lavini, come in più per la canottieri, ancora una volta Mutariello da solo sul palo, Lore che porta avanti il pallone, alza verso la porta, c'è una situazione di superiorità, vediamo Lore, è bella parata sulla testa della palla, mancano pochi secondi al termine, il pallone per Mutariello, tiro ma c'è Borgia,
che blocca sicuro, finisce il secondo tempo, finale, perché io non dico che finito, vince l'Olimpico Roma, quindi anche se una buona partita. C'è un uomo in più adesso, puoi giocare subito e batti però ferma l'altro, prova il dribbling. E adesso bella azione, ma c'è il 5 metri, il numero 11, tiro, bella conclusione angolata, nulla da fare per il portiere russo. Va a pressare davanti i parti, poi c'è una confusione con la deviazione che stava per mettere in campo a Borgia, poi c'è Romano, adesso c'è il buon capitano Olympic da solo al centro, ma non troppo forte il facile intervento del portiere romano, dall'altra parte contro Fuga è poco da fare, è solo Moreno questo terzo tempo. La Ligia che per il serie con la centro passato troppo corto, ma allora accoglie molto bene e va a fare una bella marcatura Marco Brosco, 7-4. Adesso la Ligia potrebbe giocare con un uomo in più, perché si è attardata. E il tiro di Rocchia della squadra napoletana che adesso si trova contrario in più. Olimpico. Non si racconta l'orete dell'uomo sul palo in posizione 5, nonostante la sconfitta netta. È un grandissimo gol quello di Orlando e dimostra davvero di essere proprio Orlando che fa la prestazione. Infatti è ancora una bella conclusione, ha segnato nuovamente Monteriello. Noi parliamo tra un attimo, vediamo questa conclusione ormai del terzo tempo, 11-4, adesso prova la Roma e Lore è proprio lui che ci prova, ma parla bene l'ultimo quarto ed ultimo tempo, la palla è spenta e vinta dal peggio. 11-4 da Canottieri, ultimi 8 minuti di gioco, ultimi 8 di questi quarti di finale. C'è il tentativo da lontano, non lo serve, bello il passaggio per Orlando, può andare da solo davanti a Borgia. Vediamo se è bravo, però Lore è molto bravo, Lore è che avanzare in tutta l'Italia praticamente. L'Olympic tiro e quando il tecnico l'ha richiamato dicendo non potesse stare con l'arbitro, si è girato, c'è cioè, solo spiegare una grande reazione, è una bella cosa a vedere, gli fanno il loro mestiere, quindi si spiega completamente, molto bene. È il quarto tempo di due giorni di grande fatica per la partita. Vada dentro, è andata molto bene, gli riesce, la tocca anche male, devo dire onestamente, devo spaventare i batti, partiti giorni su Micciulla, mancano 10 secondi. E Micciulla viene trattenuto, forse non sa ancora dell'arbitro, palla buona. Grande parata di Russo, ancora ci ritrova palla dentro, bravo, adesso ha giocato bene Leuteri, aveva sbagliato il tiro davanti al, come sempre venuto in questa partita, errore fatto in avanti, contro pure la Canottieri, adesso con Fuca che va a realizzare il gol del quarto anno, la squadra romana della porta, è bello questo passaggio al centro e c'è l'espulsione, numero 12, trova lì, uomo in più per l'Olimpico che però sbaglia il primo appoggio, comunque recupera la palla, ancora tempo. Ben giocata questa azione, però questa volta è sfortunato con Brunetti, c'è un'occasione per giocare in superiorità, può avanzare ancora e adesso tante finte, forse troppe, ma poi mette la palla in rete e parti 14-6 alla fine. Ma Ladini gioca su Fondrucci,
palla poi a parti c'è spazio sugli esterni, si gioca 5-3 sul mancino, bella conclusione, io ho seguito davvero, grazie anche per i messaggi commenti. Adesso l'ultima opportunità ancora Patti, nuovamente pronto però Russo per l'ascolto e darvi appuntamento chissà alle prossime, una buona giornata, la possibilità di chiudere e hanno sempre dimenticato la